Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, signori. Siamo nel 13° episodio della nostra serie di The Sims. Oggi ci stiamo concentrando sulla famiglia Dodaro, signori. Ovvero il buon Giuseppe Dodaro, il famoso Giuseppe Dodaro, quello che abbiamo un attimino istigato un attimo con qualche rapimento per avere dei soldi. Però no, adesso è un momento carino. Questo bambino ha rotto le scatole. Hanno rotto tutte e due le scatole, stanno a gridare troppo. Andiamo a casa, vai qui. Allora, signori. Noi siamo con la bellissima Laura Rinaldi, che ha avuto un figlio da Tino Ammazza e che però poi adesso è scoppiato l'amore con Giuseppe Dodaro. Si sono conosciuti durante una gita, è scoppiato l'amore, lei si è trasferita a casa sua, però adesso dobbiamo effettivamente far scoppiare l'amore fra tutte e due, signori. Sarà un'impresa un attimino complicata, però formaggio grigliato. No, aspetta, non posso fargli fare un qualcosa di veloce? Servicena, fai un pasto veloce. Ecco, mangia biscotti a forma di animale. Dai, così lui è contento. E lei sta ancora a parlare con la madre. Bene, quindi si sta creando un bel rapporto madre, donna suocera, fidanzata suocera. Il figlio dov'è? Ok, simpaticissimo, che poi è femminuccia se non sbaglio lei, no? Giorgia Rinaldi, sì, è femminuccia, l'hanno abbandonata fuori praticamente al neve, alla neve e al gelo. Bene, signori, io direi un attimino di iniziare il lavoro, impara a conoscere, iniziare un attimino il lavoro di complimenti sinceri, discute gli interessi, un attimino il lavoro di impara a conoscere. Allora, scusatemi un attimo, tu sei di troppo, zia. Mi dispiace, sono contento che sei qui seduta a chiacchiera, ma vattene a fare jogging. Il bambino in tutto questo sta giocando col gabinetto. Bene, 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 bene. Devi smetterla di parlare, zia. Devi smettere di parlare e andartene a fare jogging in questa bellissima giornata calda. Bravissima. Guardate con che voglia sta andando a fare jogging questa, proprio distrutta dalla vita. Ci riuscirà così? Ah no. Si è cambiata, ah no, ok, si è cambiata ed è partita, signore. È partita per fare jogging. Ok, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Questo continua a giocare nel gabinetto, però va bene. Zio, ma ti puoi andare a... No, non, lui non può andare a dormire perché giustamente non c'è un lettino giusto per lui. Ma noi ce ne sbattiamo altamente, signori. Ce ne sbattiamo altamente. Noi abbiamo un compito, discutere gli interessi. Noi abbiamo un obiettivo, signori. Dobbiamo chiedere la sua giornata, dobbiamo far sposare questi due, che tutto questo c'ha una zampa di animale in testa? Sì, beh. Dettagli, parla della temperatura gelida, bene, così. Sembra che stiano andando d'accordo, racconta una barzelletta sulle scimmie. Una storia sensazionale, andiamo su qualche storia sensazionale. Chiedi la sua giornata, sono sempre le stesse interazioni praticamente sì. Esprimi ammirazione, bene. Andiamo su qualcosa di più rallegra, andiamo su qualcosa di un po' più aneddoto divertente, bene così, altre scelte, andiamo su, intanto cerchiamo un attimino di, chiediamo se è single, un attimino chiediamo com'è la situazione, il bimbo dove sta? Nessuno sta, il bimbo gioca, sta a fare un pupazzo di neve, bravo bimbo, bravo brava bimba, è una bimba. È una bimba e quindi discute gli interessi. Confondiamolo, confondiamolo, signori. Complimenti sinceri. Confondiamolo un attimo, confondiamolo un attimo e poi affondiamo il colpo. Complimenti per l'aspetto. Vediamo se ci sta, signori. Buffo. Proponi una domanda spinta, vediamo se lui è single. Sì, è single, quindi già questo è qualcosa di interessante. Altre scelte, romantico. Complimenti per l'aspetto. Vediamo se ci sta. Mi sembra che ci stia, signori. Confessa l'attrazione. Ci sta, signori. Finalmente una coppia che funziona. Una coppia che funziona. Porca miseria. Oh, sembrano andare d'accordo. Sembrano andare d'accordo. Filtra ancora un poco. Bene così. Bene così. Altre scelte. Romantico. Primo bacio, subito, così, senza perderci troppo tempo, signori. C'è già subito il primo bacio? C'è già subito il primo bacio? Col bimbo che gli osserva. Sì, perfetto. Rapido, veloce e indolore. Molto, molto, molto bene questa cosa. Molto bene, molto bene. Diamo nuovamente il primo bacio. Io direi anche di scambiarvi numero di telefono. Filtra. Che ci sta, filtra che ci sta, stringi,
Creiamo un bel rapporto fra tutte e due. Altre scelte, romantico, mando un bacio. Continuiamo ancora su questa. Offri una rosa. Offri una rosa. Posa sexy, confessa l'attrazione. No, devo scambiare il numero di telefono, porca miseria. Altra, romantico. Complimenti, chiede un bacio d'abbordaggio. Bacia, ecco. Facciamo un corpo così, bacia, che mi sembra qualcosa di interessante. Tenta un bacio sotto il vischio, che cosa carina. Questa non l'abbiamo mai fatta. Cerca, no, chiedi di diventare fidanzati. Facciamo le cose graduali, signori. Facciamo le cose graduali. Prima li facciamo diventare fidanzati. Bene così. In tutto questo sono le 8 di sera, ma mi sta bene. Quindi questi stanno a diventare fidanzati. Bene. Bacia di nuovo. Hanno buffato la fotografia, che sono contenti. Altre scelte, romantico, stanno a pomiciare del brutto. Altre scelte, altre scelte, altre scelte. Lei se n'è andata. Chiede di diventare fidanzato, ma è già il tuo fidanzato. Porca miseria, scambia numero di telefono. Direi che va bene. Direi anche che dovresti andare un attimino in bagno. Tu, Osa, sì, non parlare più con tuo figlio, ma vattene in bagno, che mi sa che hai un'urgenza fisica non indifferente. Bene. Dopodiché torna da lui, e proponi le nozze. Sì, proponi le nozze. Lei prende l'iniziativa su tutto, signori. Lei prende l'iniziativa su tutto. A noi piace per questo. In tutto questo lei è più grande, più piccola. Lei sta per diventare un'adulta. Ok, e lui invece? E lui pure. Lui so. Quindi sono coetanei, signori. Questa è una cosa molto buona. Questa è una cosa molto buona. In tutto questo sua madre sta ancora facendo joking, ma... Dettagli, non... Che cosa sexy. Quando prende le nozze, manda un bacio. Accetta lei? Lui ha accettato. Bene, signori, lui ha accettato. Si sono scambiati un bacio, sono contenti. Altre scelte, romantico. Complimenti per l'aspetto. C'è ancora qualcosina che non va. Ok, fuggi immediatamente. Sposati qui e ora. Perfetto, signori, obiettivo raggiunto. Se stanno a baciare sotto il vischio, che cosa carina. Oh, bellissima, bellissima. Lui ha sempre una zampa di animale, di gatto praticamente in testa, però va bene. Lei ha deciso che lui sarà il padre, il futuro padre dei suoi figli, signori. Però va bene. Riescono a non parlare ancora e a decidere di sposarsi? Forse sì, forse no. Decideranno di sposarsi? Sì. Penso si stiano sposando, signori. Si sono abbracciati, sì. Si sono abbracciati, che cosa carina, che cosa carina. Il figlio, il bimbo cosa sta facendo? Sta giocando, bimbo mio. Io direi che alle 9 tu puoi andare a giocare con la neve. Sì, anche perché non devi assistere alle future scene che stanno per succedere in questa casa. Detto questo, sono marito e moglie, che cosa carini, si stanno scambiando le promesse. Bene così, bene così, bene così. In tutto questo la madre è sempre fuori a fare joking, cioè se n'è andata. Va bene, sarà morta da qualche parte la madre, penso, decisamente sì, la madre sarà morta da qualche parte assiderata e nessuno si sta interessando di questa cosa. Bene, che siamo contenti. Abbraccio finale e adesso io direi che possiamo tranquillamente andare a cercare di avere un figlio. Siete marito e moglie, ve lo potete permettere, signori. Siete marito e moglie, ve lo potete permettere. Quindi se io vado sull'albero genealogico suo, noi vediamo che lei non aveva dei precedenti, perfetto. Lui ha una madre, lei non ha nessuno, ma si è sposata con Giuseppe Dodaro e ha avuto una figlia che però non è sua, ma è di Tino Ammazza. Che in tutto questo i figli di Tino Ammazza stanno crescendo. Sofia è diventata una studentessa, ok. Roberto è ancora piccolino e poi c'è la piccola Tina Ammazza. Che cosa carina. In tutto questo. Ma lui non è sposato, scusatemi. Ah no, vero, non siamo riusciti a farlo sposare lui. Cazzarola, nel prossimo appuntamento dobbiamo far sposare Tino. Dobbiamo far sposare Tino nel prossimo appuntamento. Qua no, non va bene questa cosa, non va bene. Non va assolutamente bene. In tutto questo sì, io sono preoccupato per la madre, signori. In tutto questo io sono preoccupato che... Chi cazzarola è questo? Che è venuto a scavare nel giardino? Cosa stai cercando? Sei un poco bianco assiderato. Dico, non è la miglior cosa andare a scavare... Un pupazzo? Bimbo, bimbo, gioca col pupazzo. Gioca col pupazzo. Cos'è? Ecco, vai, vai, gioca col pupazzo. Questo è venuto a scavare la neve a casa nostra. Però va bene, dettagli.
Dettagli, dettagli. Qui hanno finito di fare le porcherie? No, ancora non hanno finito di fare le porcherie. Zia, appena finisci di fare le porcherie non devi dormire, ma devi andare a fare un bel test di gravidanza per capire se sei incinta oppure no. Il resto ci penseremo dopo. Lei sta andando, vediamo se l'obiettivo è stato raggiunto anche per questo video, signori. Attenzione, attenzione, attenzione. Rullo i tamburi, attenzione, attenzione. Sarà incinta oppure no? Sarà incinta oppure no? Perché non mi dà nessuna interazione? Cucina, tu cucina che smaccherone a formaggio, formato famiglia. Perché non mi dà nessuna interazione con lei? È rimasta bloccata così. È scioccata, signori, è scioccata. È scioccata. È passata da un matrimonio a un. Da un figlio con un altro, a un matrimonio ad avere un figlio con un altro ancora. Non devi fare nessuna interazione con lui, devi. Oh sì, signori, obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto. No, come è scoppiato un incendio? Ma questa è appena nata. No, 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 spegni subito sto fuoco. Ma porca miseria, ma. Una cosa dovevi fare, cucinare, signore, una cosa dovevi fare, dovevi cucinare. E non ci sei riuscito. Riesci a spegnere il fuoco, zii? Ok, ci siamo riusciti. Bene, bene. È finita bene, è finita bene. Dove sta andando? Non devi giocare col tuo figlio, devi prendere un attimino qui e fai un pasto veloce tu, biscotti con i formaggi. Quello sta scappando ora, ha già spento il fuoco e sta scappando, va bene, va bene. Tu c'hai pure fame, zia, fai un pasto veloce pure tu e mangia biscotti con gli animali, bene. Bene, ok. Dopodiché lui si va a fare una bellissima doccia calda. Vai a fare la doccia, bene così. Vabbè, lei sta giocando col bimbo, siamo tutti contenti. In tutto questo la madre ancora non è tornata, signori. Io ho paura. Dove cazzo è questa che corre? Questa sta correndo da... Va bene, dettagli, una corsa infinita. Oh, che carina, sta facendo il bagno al bambino, lui sta mangiando e siamo tutti tranquilli, sereni e coccolosi. Detto questo, signori, io per questo nuovo video mi fermo qui. Abbiamo creato una nuova famiglia, c'è un nuovo bebè in arrivo, per famiglia Dodado, e il buon Giuseppe avrà finalmente un figlio e tutto sarà tranquillo e coccoloso. Un giorno dovremo un attimino sistemarli tutte le cucine che sono andate a fuoco in questi episodi, però va bene, non è oggi il momento. È tornata la madre? No, la madre sta ancora a fare jogging. Ah no, si è addormentata in una panchina. Ma che cosa, che brutta scena, signori. Ma io direi con questa brutta scena di chiudere il video qui. Noi ci vediamo domani con un altro appuntamento. Vi ringrazio per la visione, signori. Vi ricordo di iscrivervi al canale e un bel like. E noi ci vediamo domani. Bella raga. Ciao!